D'estate si sa, fa caldo. Pare che del fenomeno però non si sia avveduta la dirigenza di Ambiente SPA a Pescara, finendo così per innescare una protesta che ha portato per ora a un vertice del sindacato UGL col management dell'azienda e un'assemblea nell'aula del consiglio comunale, ma che rischia, facendo gli scongiuri, di trasformarsi in qualcosa d'altro. Pur con le rassicurazioni che abbiamo raccolto, tutta colpa dell'abbigliamento da lavoro e in particolare dei pantaloni in fustagno, tessuto resistente indicato per l'abbigliamento appunto da lavoro, ma non proprio compatibile con il solleone. Anche se chiaramente tutto è a norma o perlomeno dovrebbe essere tale, e consideriamo che ci sono tutte le certificazioni perché non abbiamo nulla da indicare in tal senso, perché non abbiamo ricevuto la documentazione, c'è però da valutare il discorso della foggia, perché qui ci troviamo di fronte ad un pantalone che di per sé sì ha il rispetto della normativa della N471 e quella che è correlata, però il problema è dovuto proprio al tessuto. Dall'etichetta che abbiamo potuto visionare ha un 60% di percentuali di fustagno, il che significa che una zona come quella di Pescara, questo non potrebbe anche essere utilizzato, non essere utilizzato anche nel periodo invernale. Quindi quello che chiediamo all'azienda è una scelta ponderata del vestiario e di tutti i dispositivi di protezione che, oltre ad avere le dovute certificazioni, ma siano attinenti e di utilizzo effettivo per la zona in cui vengono ad operare i lavoratori. Si prevedono anche forme di protesta durante l'estate? Guardi, in questo momento noi siamo, come dicevo anche prima, noi siamo propositivi e cerchiamo di risolvere il problema. C'è il pericolo di avere un'estate in emergenza rifiuti? Ma penso di no, la società sta lavorando anche molto sulla raccolta differenziata, quindi non dovremmo avere a Pescara l'emergenza rifiuti. Veniamo dall'incontro con il management con i quali abbiamo parlato di sicurezza, di abbigliamento e della programmazione aziendale, quindi dovremmo avere un'estate sicura. Ci sono state rassicurazioni, insomma? Sì, siamo stati rassicurati, metteremo alla prova quotidianamente.